La Proloco con il suo presidente Giuseppe D'Antona si è battuta tantissimo assieme ad altre associazioni per salvare l'antenna RAI di Caltanissetta. Poi è intervenuta la soprintendenza, l'amministrazione comunale, la regione ha dato l'ok. In che cosa consiste questo decreto? Sì, l'assessore ha già dato il nulla osta, ha confermato che l'area può essere vincolata a parco urbano e a museo, diciamo, a museo per le telecomunicazioni. E quindi il passaggio naturale, come io ho sempre detto, è quello di una convocazione del Consiglio Comunale che fa la variante urbanistica, e nel decreto assessoriale addirittura c'è scritto che già era già stata esaminata la pratica di questo, diciamo, vincolo, e che già loro avevano dato un parere positivo. Sembra un passaggio ormai arrivato alla sua fine, e si aspetta che il Consiglio Comunale si riunisca e vari finalmente questo vincolo e questa variazione del piano regolatore per l'area dell'antenna, e così i cittadini potranno avere il loro parco urbano, e verrà poi il momento dei progetti, che possono essere tanti, ma c'è una grande potenzialità, e per la città di Caltanissetta significherà molto, perché guadagnerà parecchie posizioni per la vivibilità della città, avendo il parco, e può ancora utilizzare tutti i meccanismi della telecomunicazione che c'erano per un museo, che vedremo poi come potrà essere gestito, sarà compito dell'amministrazione deciderlo. Ma il perché di questa intervista? La preoccupazione che il Consiglio Comunale perda tempo a riunirsi o a mettere questo punto importante all'ordine del giorno, perché alla Regione, come ha detto, aspettano solo i documenti del Consiglio Comunale di Caltanissetta? Sì, io sarò tranquillo solo quando vedrò che l'atto ufficiale, diciamo, che è la variante al piano urbanistico, destinerà quest'area a quello che ha detto anche l'assessore regionale, cioè a parco urbano e a museo, e allora possiamo stare tranquilli. Ma fino a quando non ci sarà questo passaggio di variante al piano regolatore, ancora la cosa non è definita. Anche perché prima c'era la preoccupazione che diventasse un luogo dove edificare, era questa la preoccupazione? Se non si fa una variante urbanistica, quella è area edificabile e quindi può essere messa sul mercato dal Raiway, che ne è la proprietaria, è utilizzata anche per altri fini, in linea col piano regolatore attuale, bisogna modificarlo. Quindi, che la città sappia, adesso è tutto nelle mani del Consiglio Comunale di Caltanissetta. Assolutamente sì, ma io credo che il Consiglio ha già espresso, insomma, per varie voci la sua disponibilità, e mi auguro che il Presidente Montagnino molto presto lo metta all'ordine del giorno questo punto e faccia questo passaggio di modifica del piano regolatore.